Buongiorno a tutti, come state? Spero davvero che stiate tutti quanti bene. Quest'oggi iniziamo insieme un nuovo percorso. Vi farò conoscere alcuni professionisti della danza sportiva con una luce differente. Infatti solitamente siamo abituati a vederli a bordo pista, in giacca e cravatta, seriosi, impostati, pronti a criticarci. Ma quest'oggi le cose cambieranno perché li farò parlare della loro passione. La danza. Quest'oggi iniziamo con rullo di tamburi. Sabrina Manuzzi! Ciao Andri! Dici in poche parole chi sei? Sono un tecnico FITS, Federazione Italiana Danza Sportiva, e un giudice internazionale VDSF, Federazione Mondiale Danza Sportiva. Sono marchigiana ma vivo a Roma da qualche anno. Ok, adesso che ti sei presentata andiamo un pochino più sulle cose specifiche. Perché insegni e qual è il tuo metodo? Ho iniziato così, per gioco, aiutavo la mia insegnante di danza con i bambini piccoli tantissimi anni fa, quando avevo 14 anni. Da allora questi ragazzini sono cresciuti, ce ne sono stati altri che poi anche loro sono cresciuti, sono diventate coppie brave, sempre più brave, alla fine molti sono ai vertici mondiali, di conseguenza diciamo che i ragazzi sono cresciuti con me e quindi il lavoro si è evoluto insieme a me. Non ho fatto altro che continuare a fare quello che facevo quando ballavo, continuare a far ballare anche i miei ragazzi. Quindi tutto è iniziato per gioco e continua a essere la mia passione, visto che ho smesso quello che facevo io, farlo fare agli altri, quindi ballare attraverso gli altri. Questo mi dà tantissima soddisfazione. Oltretutto poi giudico molto all'estero anche, poter viaggiare, quindi conoscere, vedere altre nazioni, conoscere tante gente, questa mi piace tantissimo. Diciamo che sono veramente soddisfatta e sono orgogliosa di quello che faccio. Una delle cose che mi piace di più insegnare è poter essere diversi, perché quello che ho capito nella mia carriera è che tutti pensano che la tecnica, solo la tecnica, è molto importante. E invece secondo me la tecnica è una cosa da allenare tutti i giorni, ma per diventare un campione bisogna essere differenti. Di conseguenza cerco di avere un metodo per far sì che tutti quanti apprendano attraverso la tecnica il modo per essere differenti. Ecco, questa è la parola giusta, la parola chiave. Ora voglio farti una domanda un pochino bizzarra. Voglio chiederti, se dovessi fare un regalo ad un tuo atleta e dovessi scegliere tra talento o perseveranza, che cosa sceglieresti? Diciamo che in percentuale tra perseveranza e talento io farei 51% perseveranza, 49% talento. Okay. La perseveranza è molto più importante del talento. Ho visto tantissimi ballerini non bravissimi all'inizio, ma diventare veramente dei fenomeni dopo. E ho visto dei fenomeni all'inizio spegnersi e morire perché sono rimasti uguali e fermi per tutto il tempo. Quindi di conseguenza diciamo che il tanto lavoro e la perseveranza alla fine paga molto di più. Ora arriviamo all'aspetto un pochino più tecnico, Sabri. Quali sono per te i fondamentali della danza? Okay, sicuramente per essere un bravo ballerino tutto è fondamentale, non c'è solo una cosa. Quindi dire avere una buona tecnica non mi sembra una cosa esaustiva. Diciamo questo, che se dovessi scegliere tra avere un ballerino molto dritto, quindi con una buona postura, una bella posa, o un ballerino con non una bellissima posa, ma con un bell'uso di musica, tra i due sceglierei il ballerino più dritto. Perché la musica può variare, ci possono essere musiche più o meno brutte, più o meno ritmiche, ma secondo il mio punto di vista, se sei dritto, dritto rimani. Quindi la posa per me è molto molto importante, l'estetica. Ovvio invece che se tu sei un ballerino molto ritmico, ma comunque non sei bellissimo fisicamente, o comunque le tue linee non sono dritte, sono un po' storte, ecco, può cambiare la musica, sicuramente la musica ti aiuterà, a prescindere se sei un po' storto, storto rimani, quindi di conseguenza io uno dei fondamentali maggiori da allenare è sempre e soprattutto la postura e ricercare la forma nelle forme, che okay, è la forma più bella che in ogni momento, in ogni posa un ballerino può creare. Che cosa deve fare invece un ballerino per rendersi speciale? Questa è una bella domanda. Ok, rendersi speciale non è una cosa così semplice, uno può chiedere, ecco, sono speciale, non è così facile. Una delle cose in cui credo è proprio questa, cioè per diventare bravi ballerini non c'è solo la tecnica è la prima cosa, ci siamo. Poi la tecnica si suddivide in due, in effetti e in sensi. Okay. Quindi diciamo la parte del senso è
do un senso a ciò che faccio, quindi ogni passo, ogni momento, ogni movimento è fatto attraverso un senso, gli do una sensazione particolare, quindi questa è una parte in cui io posso renderla speciale attraverso i sensi. Dall'altra parte invece un passo tecnico si può dividere in effetti, vuol dire gli effetti si suddividono in due, di cui l'effetto ritmico, quindi di tempistica, e l'effetto dinamico. Tempistica si intende un effetto dove posso mettere impatto, impulso, rebound, tanti di questi effetti, percussivo, per cui cambia il passo attraverso l'effetto ritmico che gli do, ma potrebbe cambiare anche il passo attraverso l'effetto dinamico che gli do, punch, press, grinding, mille altre cose. Un passo tecnico, tecnicamente corretto, ok, in cui uno aggiunga il senso e si fonda insieme un effetto di dinamica, un effetto di ritmica appropriato, in base a quello che sceglie poi l'atleta, a questo punto questo passo, l'esecuzione di questo passo è speciale, perché non è un passo tecnico, ma è un passo tecnico, sicuramente sì, perché la tecnica non la devo sbagliare, ma è un passo reso speciale dagli effetti della ritmica e della dinamica, in più dai sensi, e di conseguenza diventa un passo sicuramente speciale. Fatto questo, quindi se un passo può essere speciale, un insieme di passi, un insieme di balli fatti in maniera in cui ogni passo è fatto come vuole l'atleta, quindi con uno stile dell'atleta, a questo punto l'atleta non può che non essere speciale. Quindi ecco, è fatto poi da un'esecuzione dettagliata di ogni minimo particolare in cui si sceglie l'effetto e il senso che si vuole dare. Ecco, questa è una cosa che richiede molto molto tempo, ma che al lavoro finito si vede la differenza tra un passo come dovrebbe essere fatto a un passo che, fondendo insieme i sensi e gli effetti, poi diventa un passo veramente speciale, giusto e speciale. Che errore non deve commettere assolutamente un ballerino? Non si deve copiare soprattutto i grandi campioni, una cosa che si fa facile, per diventare bravo copio gli altri, copio un campione e sono bravo. No, se no copia di un campione, non sarà mai un campione. Questa è la prima cosa da non fare. Qual è stato il tuo segreto per far entrare alcune coppie tra le prime 50 nella classifica mondiale della World Dance Sport Federation? Non è una cosa facile, non è che si forma un ballerino e si stella in un attimo, sono anni e anni di insegnamento, anni e anni di allenamento, di lavoro dietro un ballerino, che è sicuramente la formazione in principio tecnica, quindi gambe, lavoro di gambe, piedi, corpo in generale, e poi un lavoro soprattutto meccanico, insomma, quale potrebbe essere lo stile per lui differente dagli altri, quale potrebbe essere il modo più hype, quale quindi sarebbe il modo più vendibile, come si venderebbe meglio una coppia, poter far sì che in questo tipo di mondo, ok, sia una coppia che facilmente arriva perché si vede meglio degli altri, perché quello che fa è veramente speciale, veramente figo, che gli altri magari non riescono a fare. Ecco, diciamo che la parola vera è come rendere hype le coppie, e quindi un atleta non è una cosa facile, è un lavoro da fare e da lavorarci adesso per comunque creare un prodotto buono tra qualche anno. Quindi tanto tempo dietro, tanta idea dietro a una coppia per avere un'immagine chiara su quello che comunque vorrei che a fine lavoro si veda, e poi tanto lavoro della coppia per poter fare gare internazionali, quindi investire tanto tempo, tanti soldi, e sicuramente un ballerino deve credere al proprio insegnante e la propria insegnante deve credere al ballerino, quindi sicuramente questo rapporto reciproco tra ballerino e insegnante è molto molto importante, perché una cosa viene bene quando entrambi, sia la coppia e il ballerino, ci credono. Se uno dei due non crede a qualcosa, comunque quello che pensa che fa non pensa che sia una cosa giusta, Tutto quello che uno prova a fare poi non viene fatto come al massimo, no? Al massimo di quello che uno vorrebbe fare. Di conseguenza questa cosa alla fine non viene bene. E adesso come ultima domanda, quella un pochino più leggera, raccontaci un aneddoto divertente che hai vissuto. Gli aneddoti ce ne sono tanti, che dire? Posso dire uno, quando ballavo Quickstep, che avevo sempre una figura che non mi veniva, dovevo scivolare e finire chiudendo i piedi in elevazione facendo un'estensione indietro, una cosa non difficile, però diciamo che il movimento non era una cosa proprio facilissima, però io pensavo e dicevo che comunque questa figura non mi veniva,
Allora, ho preso coraggio dal mio maestro durante una lezione. A mio maestro gli ho chiesto: guarda, questa figura proprio non viene, ce la devi togliere perché qui no, io cado sempre, non voglio fare le figure brutte, non mi piace questa cosa qua. Bene, il mio maestro mi dice: ok, fammi vedere cos'è, vedi, spiego questa, ti faccio vedere, casco, cadiamo tutti e due, quindi un casino. E questo maestro, anziché spiegarmi come si faceva, mi fa: Sabrina, ma se tu non sai scivolare, fermarti in punta di piedi, fare un'estensione dietro, che ballerina sei? Io sono rimasta congelata, mi è venuto un groppone qua, angoiato, un rospo, sicché mi sono detta: è vero, che ballerina sono. Sicché pensando a quelle parole lì, mi sono talmente vergognata che da quella volta mi è sempre venuta. Mi è venuta così bene che nessuno mai più me l'ha insegnata. Grazie davvero Sabri per aver preso parte anche a questo mio progetto. E ora invece voglio chiedere a voi che state a guardare questo video delle domande. Fateci delle domande che io poi rivolgerò ai vari professionisti che vorranno intervenire su questo mio canale. Anzi, se avete il vostro insegnante e volete parlargli di questo progetto, sentite liberi di farlo. Ciao, ci vediamo presto con un prossimo video.